Ciao! Allora, oggi video di un libro e vi voglio parlare di questo libro, eccolo qui. Si chiama Cosmetica Naturale, le migliori 50 ricette ed l'autrice è Natasha Thilbault, francese, ed è laureata in fitoterapia. Propone 50 ricette cosmetiche abbastanza semplici e basiche. E ha anche un suo blog personale dove parla di la cosmetica naturale. La casa editrice è Tecniche Nuove e costa 14,90 € per, non ho guardato, per 144 pagine. È un'edizione del 2016, quindi è abbastanza nuovo. E adesso lo mettiamo sul leggio che ne parliamo. Allora, per chi non lo sapesse, io sono una che è abituata a creare i prodotti cosmetici in casa, anche se non li faccio tutti, ma solamente quelli che utilizzo di più, gli struccanti, la detergente, le creme, ma comunque ne provo tante anche di sintetiche. Questo libro l'ho letto per curiosità e l'ho trovato in biblioteca perché prima di acquistare un libro cerco sempre di vederlo prima. E sinceramente ho trovato cose positive e negative. Intanto le immagini che sono davvero belle, cioè sono a pagina intera, fanno vedere la preparazione completa, sono delicate, sono naturali. E poi c'è tutta la prefazione che ho apprezzato perché, ecco. Parla proprio della fitocosmetica e dei vari prodotti più o meno adatti, delle varie cosa si intende per infuso, decotto, macerato, tintura madre, che sono le basi della cosmetica, e i prodotti e i vari ingredienti in base alla tipologia di pelle, problematica, e cosa sono gli emulsionanti, quali scegliere perché è una cosa importantissima. Sembra molto chimica, lo so. I conservanti, perché esistono conservanti più o meno naturali, e a differenza di quello che si dice sempre, la vitamina E non è affatto un conservante naturale perché è completamente realizzato in laboratorio. Ricordiamoci anche quello. E quindi per questa parte l'ho trovato davvero valido, soprattutto per chi vuole approcciarsi al mondo della cosmetica naturale e della preparazione fai da te. Poi ho trovato, vabbè, le varie tipologie di acque floreali, e poi è bella proprio anche come è impaginato. È carino in questo caso le erbe, quali sono meglio adatte a varie tipologie di pelle, con una tabella che è anche chiara. E poi le immagini sono davvero belle, cioè sono chiare, classiche, semplici, ad esempio sono due fiori, è fatto bene, le fotografie sono belle, le tabelle sono interessanti, qui parla dei coloranti, le materie prime, come sterilizzare e poi ci sono le varie ricette. Adesso lo sfogliamo un po' velocemente, ad esempio questa è un'emulsionante base per la crema. Gli ingredienti, la preparazione è proprio divisa in step, quindi è davvero semplice, anche se per alcune cose non le condivido tutte. Cioè, guardate le foto che sono davvero semplici e chiare. Ci sono delle. Questa è la maschera al cioccolato per il viso. Ci sono varie ricette davvero interessanti. Questi sono i prodotti per i capelli. Trovo che sia adatto. Io lo faccio per le immagini, cioè sono davvero fantastiche. Molto belle, trovo che sia un prodotto. Ecco, la maschera volumizzante all'ennè per i capelli. E in questo caso è scritta molto bene. Alcune cose sono d'accordo, altre no. Altre con la pratica ho notato che sono meglio in un altro modo rispetto a come sono indicate. Ma davvero, in questo campo, come può essere la cucina, ad esempio, c'è davvero da provare a approcciarsi alle varie ricette, seguire le indicazioni e poi dopo adattarsela. E i saponi. In questo caso i saponi non ho apprezzato come vengono indicate perché sono tutte utilizzando dei saponi base, quindi la tecnica a freddo. Il sapone è una cosa davvero molto difficile da realizzare in casa, a differenza di quello che si pensa. E niente, ho trovato che questo libro sia carino, soprattutto per come è impostato, su come è dettagliato.
Più che per le ricette in sé, è molto interessante la parte iniziale, dove poi parla anche dei trucchi, ecco, dove è indicata proprio la descrizione della fitoterapia. In questo caso è più interessante, più dettagliato e più anche tecnico, e questo l'ho apprezzato davvero tanto. È un libro che vi consiglio nel caso che siete curiosi dei cosmetici fai da te, soprattutto per approcciarsi a questo mondo. Senza, cioè, ok, imparate, leggete, siate avare di voler imparare sempre le cose nuove, ma non riponetevi solamente a un libro, dovete davvero imparare, soprattutto con la pratica, sbagliando tante volte, ma se sicuramente avrete degli ottimi risultati. Questo è un libro che vi consiglio, ma non è proprio la Bibbia. Quello che vi dico, ecco, studiate quello. Intanto ci vuole molta, molto pratica e poi imparare davvero cosa vuol dire e cosa indicano i vari cosmetici, le varie fasi per la realizzazione. È molto più difficile di quello che indica in 144 pagine. Quindi 144, sì. Quindi va bene da leggere, va bene da spulciare, ma non è proprio il libro Bibbia, la guida che io consiglio. Sono belle le immagini. Eccoci, siamo tornate con un'inquadratura un po' più decente. Allora, come vi dicevo, questo libro forse faccio molto bla bla bla, è meglio che lo studi in un altro modo. Comunque, come vi dicevo, questo libro lo consiglio per una lettura da sfogliare un attimo, per curiosare, per arricchire le ricette, per arricchire la conoscenza della fitoterapia, questo sicuramente. Però trovo che le ricette siano o troppo semplici, troppo semplificate o troppo dettagliate per chi è alle prime armi, quindi è carino da leggere, è carino da sfogliare, ma compratelo usato, non a prezzo pieno assolutamente, oppure cercatelo in biblioteca perché c'è. Sicuramente ho visto che c'è anche l'ebook, credo. Esatto, c'è anche l'ebook sia in PDF che in EPUB. Quindi in questo caso magari perché risparmiate qualche soldino, che 15 euro per questo libro sinceramente non li vale. Anche se è una buona indicazione di cosa sono davvero i prodotti completamente naturali e i prodotti che non derivano da petrolati, ma che comunque sia sono realizzati in laboratorio. Quindi anche questa è una distinzione interessante. Niente, fatemi sapere se avete letto questo libro e se vi è interessato. Cosmetica naturale, le migliori 50 ricette di Natasha Tilbeau. Io, come sempre, spero sia stata utile. Ormai l'allergia, ciao, e ai livelli. Ed fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se ve ne interessano altri, soprattutto sulla cosmetica fai da te. E al prossimo video, ciao!